Impantanata, la tormenta di neve, l'oscurità. Un'esperienza che ricorderanno a lungo quattro siracusani di età compresa fra i 30 e i 37 anni, rimasti bloccati la notte scorsa sull'Etna e salvati dagli uomini della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino di Nicolosi. I quattro, diretti a Rifugio Sapienza per prenotare di persona un posto per il Capodanno, si trovavano a bordo di un fuoristrada quando sono stati sorpresi da una bufera di neve incontrata a Valentino nel territorio di Ragalna. Provvidenziale la telefonata al 117 e l'intervento del Soccorso Alpino di Nicolosi. Stanotte abbiamo ricevuto una notizia tra la nostra sala operativa che quattro gitanti a bordo di un fuoristrada sono rimasti bloccati a causa di una tormenta di neve a circa 1600 metri nel versante sud-ovest dell'Etna. E siamo intervenuti, li abbiamo rintracciati, rifocillati e portati presso la nostra struttura a Nicolosi. Le condizioni? Le condizioni, già da 1000 metri la strada si presenta abbondantemente innevata e purtroppo riteniamo opportuno consigliare ai gitanti di munirsi di catene e di averle sempre a bordo, perché le condizioni meteorologiche sicuramente subiranno un repentino cambiamento in questo scorcio di mese. Il fascino dell'Etna, ma la prudenza non è mai troppa. La prudenza dell'Etna non è mai troppa, perché è una montagna facilissima da raggiungere con bel tempo, ma difficilissima con le cattive condizioni, specialmente in presenza di vento e di abbassamento di temperature. Possiamo fare un appello a quanti si avventurano sulle strade dell'Etna? Noi non finiamo mai di consigliare alle persone di essere cauti e prudenti, specialmente di vedere le previsioni prima di avventurarsi alle alte quote, e comunque munirsi sempre di catene, che è la prima cosa per intraprendere strade innevate. Qualora dovessero trovarsi in difficoltà, cosa fare? Ma noi consigliamo innanzitutto di chiamare il numero di pubblico utilità nostro, che è 117, oppure altre forze di polizia, 112, 113 oppure 115. In ogni caso consultare i bollettini meteo prima di partire è fondamentale? Sicuramente. Tramite internet ci sono i bollettini meteo che al 99% ti danno le indicazioni del tempo nei giorni a seguire.